Popolo di YouTube, ciao a tutti da Nat. Ciao a tutti da Giusy. Non ci crederete mai, ma abbiamo ottenuto l'esclusiva. Sapete chi intervisteremo in questo video? Biondo! Biondo! La superstar delle superstar! Molti ci hanno criticato, ci hanno detto ma ve la prendete sempre tanto con questo povero ragazzo. Poverino, poverino, poi lui sa anche cucinare, tanto bravo. E adesso vi dimostreremo il contrario. E per dimostrarvelo, non tanto a parole ma coi fatti, faremo un'intervista senza censura alla star delle star, Simone in arte Biondo. Prima di cominciare vogliamo fare un grandissimo saluto al nostro amico Lorenzo Granata, fan del nostro canale fin dagli esordi, al quale facciamo un grandissimo ringraziamento e gli diciamo: Lorenzo, continua a seguirci, perché sono quelli come te che ci danno lo spirito giusto per continuare. Come al solito vi ricordo di mettere un bel mi piace sotto questo video, o non mi piace se non vi piace, iscrivetevi al canale senza dimenticarvi di cliccare la campanellina se non volete perdervi ogni nostro aggiornamento. Vi ricordo inoltre che potete seguirci pure su Instagram, ma prima di tutto questo, sigla! Ciao a tutti quanti, io sono emozionatissima perché oggi abbiamo qui in esclusiva Biondo! Bella raga! Uè, ciao, come butta? Uè, bella, yeah, yeah, viva il mondo, viva le giostre del mondo, yeah! Oh, ciao Maria! Ma è Maria? No! Non è Maria? No! Ma è Giusy! Oh raga, voglio bene a questa scelta, è un mito. Ma dov'è Nat? Nat oggi era un po' impegnato, però nei prossimi video ci sarà. Per fortuna, perché mi stava un po' sui maroni quello. O meglio lei, vero? Yeah! Ebbene, sono così felice di averlo qui con noi, nel nostro canale Nat e Giusy. Guarda, i detrattori... No, i detrattori, i nostri detrattori, cioè i tuoi fans, saranno molto ma molto felici di ascoltare la tua intervista. Bella raga! Guarda, io sono prontissima a farti la prima domanda. Figata, Fumo le sigarette. Ah no, quello è signorino, un'altra cosa, scusate. Benissimo, allora. Cominciamo. Simone in arte biondo, sei pronto alla tua prima intervista dopo essere uscito da Amici? Ma perché è finito? Biondo, certo! Ma ho vinto! Ma Biondo, no! Sei stato eliminato! Scendi dalla giostra, Biondo! Sono stato eliminato? No, perché io pensavo di essere in un mood drum and bass, rhythm and blues, sex and drug and rock and roll, ma me l'ha detto anche Rudy Zerbi, mi ha detto: Biondo, hai vinto? Ma ho vinto qualche cosa! E in effetti c'è Rudy Zerbi che ha illuso un po' troppo. Uè Rudy, ti stimo e ti incoraggio, sei un mito, sei l'unico che mi vuole bene. Non è vero, anche tutti i miliardi di fans che mi vogliono bene. Ecco ecco, a proposito di fans, sono proprio sulle spine. Vogliono sapere se hai iniziato il tour, ma ce ne vorresti parlare? Ma Biondo, il tour, dai. Ah, il tour. I fans vogliono saperlo. Allora il 1 giugno esce il mio album. Ah. Andate tutti a comprarlo, scaricatelo. Mi raccomando, no pirata, è comprare, perché sennò non è giusto. Comunque volevo dirvi che sì, il 1 giugno esce il mio album. Ah no, questo l'ho già detto. Allora, sì, sto per iniziare il tour mondiale, la prima data il 16 di giugno sì. Alla trattoria La Bettola Impestata di Varese. Poi dopo si prosegue con la tabaccheria da Nando e poi dopo gran seratone al bar dello sport di Casal Pusterlengo, lì mi raccomando venite numerosi perché ci sono 7 posti, si rischia che si riempie subito. Interessante. Ma poi non posso non citarvi l'ultima, quella sarà una data epocale, ci saranno guest post, guest star, mood, rhythm and blues, sex and blues, ecc. E comunque gran finale al mini market da Piera a Frosinone alle ore 16 in punto. Venite perché alle 17 deve chiudere, se no la frutta gli va male, capito? Quindi venite tutti, partecipate al mood, partecipate al tour del mood, del rhythm and blues, del drum and bass.
Ah, quindi i fans si devono mettere in fila per ricevere il tuo autografo? Certo, riceveranno il mio autografo e poi se mi va gli do anche, non so, una carezzina, gli stringo la mano. Ah. Potrei anche dedicargli una canzone, dipende. Ma allora, ragazzi, prendete nota, tutti nei locali dove si esibirà Biondo, mi raccomando. Un'altra domanda impellente. Biondo? Ah, scusa, si è fermata la giostra. Ma qual è il tuo rapporto con i fans? I fans sono un po' nel mio mood, no? Allora, considerate una giostra, considerate un Luna Park. Allora, nel Luna Park ci sono tante attrazioni, ogni attrazione è un mio fans. C'è la giostra, ci sono i calci in culo, c'è l'otto volante, le montagne russe. E insomma, è una situazione di ancestralità, di quella sistematicità della fisica quantistica che insulca l'Arderson. Mi sono perso! Ma dai, non ti preoccupare, i tuoi fans sono felicissimi. Aspetta, ho bisogno di riprendermi. Yeah! Ok, adesso sto bene. I tuoi fans sono tutti con te, sono proprio ma felicissimi soltanto di guardarti, ma guardatelo. Grandi fans, guardatelo. Voi siete la mia ragione di essere e sapete cosa vi dico? Ma quanto sono emozionata, perché soprattutto i nostri detrattori, ma quante cose ci scriveranno dopo questa intervista, Biondo, ma noi siamo felicissimi che tu sei qui, ma veramente, ma con il cuore! Il cuore! Oh, vorrei dire solo una cosa ai detrattori di Nat e Giusy. Cari detrattori, detraete un po' di meno, non detraeteli così tanto, perché sennò si detritano! Ma facciamo un'altra domanda interessantissima. Yeah. Parliamo delle tue influenze artistiche. Quale libro stai leggendo? Guarda raga, ho appena finito di leggere il manuale delle giovani marmotte. L'ho trovato molto 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 trendy e anche un po' trapper. Però domani inizierò un nuovissimo libro che mi hanno consigliato dei miei amici. Sarebbe il libro delle ricette di nonna Pina. Perché come sapete io mi diletto anche di cucina. Mi diletto. Sono un cuoco professionista. Anzi, stavo pensando che probabilmente finito il tour inizierò già a lavorare su un nuovo spettacolo. Ah! Vuoi sapere come si intitola? Ma certo! Allora raga, fine 2018 preparatevi al mio nuovissimo spettacolo multimediale. Si intitolerà Canto con l'autotune e cucino con il bimbi. No. Una cosa fantasmagorica, molto mood, molto giostrifero. Ma Biondo, solo tu riesci a fare queste cose. E cosa vi devo dire? Oh, mamma mia, io sono emozionatissima, guarda. Io so, cioè, sapere solo che i fans, sapere che ti sto toccando in questo momento, ma diventeranno pazzi, ma pazzi. Io sto toccando la sua chioma, Mi piace ragazzi, il mio ciuffo, Mi raccomando. Ma guarda, siamo curiosi anche di farti un'altra domanda, anche a nome di Nat, che in questo momento non c'è. Oh, ma Nat, non me ne parlare, che mi sta sui maroni quello, lascialo perdere. Va bene, ma allora, progetti per il tuo futuro quali sono? Qui avete toccato un tasto che per me è molto, molto importante. Ve lo dico o non ve lo dico? Ve lo dico, va. Sto scrivendo un nuovissimo pezzo inedito, originale, al limone. Al limone? Sì. Al limone. Come detersivo per i piatti. E se volete, allora, il mio editore me lo ha vietato, ma siccome mi siete molto simpatici, e lo faccio anche per le migliaia di fans che ci stanno seguendo, ve ne canterò in anteprima un piccolo pezzettino. Ma va? Aspetta, allora io ho un microfono, guarda, io ho un microfono, però si può anche scappellare se ti piace di più, Scappellare? Ha detto la parolaccia. No, non è, guarda che figata, guarda che bello. Oh, ma ho vinto il disco d'oro. No, cioè il disco d'oro lo vince solo un artista veramente affermato, Biondo. Biondo! Guarda, questo è un microfono proprio professionale. Io spero che tu canti. Va bene. Bene, allora, a gentile richiesta, canterò un brano che nessuno ancora ha mai sentito. Si intitola Felicity. Vi faccio un po' la musica dubstep con la voce, perché non avendo la base, sapete, è ancora molto embrionale, due strofine. Comunque il pezzo fa così. Felicity,
un bicchiere di Fanta con la mortazza, la Felicity. E la giostra che gira, mamma che stira, la Felicity. E poi dopo devo ancora continuare, ci ho messo un mese, però è stato molto impegnativo. Ma, Biondo, hai copiato il brano di Albano e Romina? No, raga, oh, è bella raga. Allora, a chi dice che questo brano è copiato, dico di no, perché ho scritto explicit, e se si scrive explicit su un brano vuol dire che non è più copiato. E poi l'ha detto anche Ermal, Meta? No, per intero, Ermal per intero. Vabbè dai, hai un altro pezzo da farci sentire? Ragazzi, mi state chiedendo troppo. Sì, sicuramente ci sarebbe un altro pezzo, ma ho solo la musica, ho solo il ritornello, ma il riff, mood, rock and roll. Sì. Se volete ve lo canto, certo. Ma però qui ho bisogno di un attrezzo sofisticato, ho bisogno dell'autotune. Me lo concedete? Posso usare l'autotune? Ma certo, ormai sei l'unico che lo usa. Allora, per chi non lo sapesse, questo è l'autotune, è uno strumento elettronico molto sofisticato che hanno studiato gli ingegneri della NASA, che serve praticamente a darmi un aiutino, ma tutto farina nel mio sacco, e la voce è mia. Ma è un genio! Comunque dai, vi canto solo il ritornello, non troppo lungo perché c'è il problema dei copyright, del diritto d'autore, certo, del mood, del rock and roll, certo, della giostra, del rhythm and blues, drum and bass, eccetera, eccetera. Siamo tutti pronti! Cosa c'è? Ma questa è la sigla di Uomini e Donne. No, a me nulla contro, ma a me piacciono le donne e infatti sono un uomo. Ma Biondo, a proposito di donne, ci parli di Emma? Emma è un mito, raga. Emma è brava, è bella, è simpatica e io gli voglio bene. Solo che ultimamente si lamentava che non la porto mai in giro. Allora sapete cosa ho fatto? Ho preso una macchinina, così almeno questa è Emma, per chi non l'avesse capito, vedi, è bionda, brava, bella, e io la porto in giro con la mia macchina. Però non lo so, si è arrabbiata l'altro giorno quando me ne sono andato. Adesso comunque vedremo quando esce, non lo so cosa succederà. Ma comunque, vedete, questi siamo io e Emma che andiamo. Brum 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 brum. Anzi, aspettate. Va bene, io posso dire anche da parte di fans che hai fatto una performance incredibile, che nessuno se la scorderà mai. Grazie raga, ma siete davvero fantastici. Guarda, ma davvero, ma a me viene dato da ridere, però lasciamo stare. Yeah. Allora, l'intervista Biondo è finita, quindi vuoi dire qualcosa ai tuoi fans, però ai nostri detrattori? Biondo! Allora, cioè, io vorrei salutare tutti quelli che mi vogliono bene. Vorrei salutare innanzitutto Nat e Giusy. Ah, grazie! Ragazzi, non trattateli troppo male. Loro alla fine sono dei simpaticoni, sono dei bambinoni. E poi mi stanno facendo pubblicità, quindi mi vogliono bene. Dai, questi ragazzi sono simpatici, sosteniamoli. E poi un giorno addirittura li vorrei invitare a cena, perché come sapete io sono anche un cuoco, gli faccio i miei famosi cannelloni alla Biondo. Oh, sono uno spettacolo, e quando li faccio, quando li faccio la gente si lecca i baffi. E poi vorrei dire a tutti i miei fans di seguire il mio mood, perché io sono in uno stato nervoso di essere che il drum and bass unito a rhythm and blues unito a sex and drug and rock and roll, allora succede tutta un'analisi metafarsica, e che è la metafisica della fisica. Ma è troppo canta troppo? No, scusate, ho fatto un ragionamento troppo contorto. Comunque la chiudo dicendovi solo una cosa: domani sera a Casal Pusterlengo, tutti ai calci in culo nella giostra della piazza centrale, ci divertiamo, facciamo casino, facciamo un macello, bella raga! Ebbene, il video è finito! Vuoi dare un ultimissimo saluto?
Assolutamente. Allora, un saluto a Nat e Giusy, ovviamente. Grazie. Un saluto a tutti i miei fans, anche About Linda, che ho sentito che ce l'ha un po' a morte con Nat e Giusy. Sì, però gli voglio dire. Sì, scusa se ti interrompo. La ragazza vorrebbe avere da te un posto come segretaria. È possibile darglielo? Assolutamente. Basta che mi manda il curriculum e lo mette sotto la porta, poi io lo leggo e se i requisiti sono buoni, cara Linda, potresti venire a lavorare nel mio tour. Interessante, interessante. E comunque la voglio chiudere ricordandovi la prossima data che si terrà alla farmacia del dottor Zabaleta, sita in Colonia Monzese, via Garibaldi 999. Vi aspetto tutti, se volete comprarvi anche le aspirine ci sono, se volete comprare il Viagra c'è pure quello, anche se non vi serve perché voi siete giovani, non avete bisogno, non siete come Nat e Giusy che ormai non sono un popolo di YouTube, perché noi YouTuber siamo una potenza. Vi lascio con una frase delle mie. Yeah! Ciao a tutti da Biondo in arte Simone. No, scusa. Ciao a tutti da Simone in arte Biondo. Benvenuti sulla giostra e al prossimo video! Ebbene, siamo felici di aver fatto l'intervista a Biondo. Un saluto affettuoso da Giusy, ma anche da parte di Nat. Un bacione e al prossimo video. E mi raccomando, registratevi al canale che è sottosti questo. Sono grazie, bravi questi ragazzi. Registratevi. Grazie, Biondo. Dammi un bacio. Ci vediamo, Nat, non ci vediamo. Scusa Emma, non lo faccio più, scusami.